Scrooge non cancellò dall'insegna il nome del vecchio Marley. Parecchi anni dopo, leggevasi sempre sulla porta del magazzino Scrooge e Marley. La ditta era nota per Scrooge e Marley. Seguiva a volte che qualche novizio agli affari desse a Scrooge ora il nome di Scrooge e ora quello di Marley, ma egli rispondeva a tutti e due. Per lui era tutta una cosa. Oh, ma che stretta sapevano avere le benedette mani di codesto Scrooge! Come adunghiavano, spremevano, torcevano, scuoiavano, artigliavano le mani del vecchio lesina peccatore, aspro e tagliente come una pietra focaia, dalla quale nessun acciaio al mondo aveva mai fatto schizzare una generosa scintilla. Chiuso, sigillato, solitario come un'ostrica, il freddo che aveva di dentro gli gelava il viso decrepito. Gli cincischiava il naso puntuto, gli accrespava le guance, gli stecchiva il portamento, gli faceva rossi gli occhi e turchinucce le labbra sottili. Si mostrava fuori in una voce acre che pareva di raspa. Sul capo, nelle sopracciglia, sul mento asciutto gli biancheggiava la brina. La sua bassa temperatura se la portava sempre addosso. Gelava il suo studio nei giorni canicolari. Non lo scaldava di un grado a Natale. Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore, il rigido inverno non lo assiderava. Non c'era vento più aspro di lui. Non c'era neve che cadesse più fitta. Non c'era pioggia più inesorabile. Il cattivo tempo non sapeva da che parte pigliarlo. L'acquazzone, la neve, la grandine, il nevischio. Per un sol verso si potevano vantare di essere da più di lui. Più di una volta si spargeva con larghezza. Scrooge no, mai. Nessuno lo fermava mai per via per dirgli con cera allegra: come si va, caro il mio Scrooge? A quando una nostra visita? Né un poverello gli chiedeva la più piccola carità, né un bambino gli domandava che ore fossero, né uomo o donna. Una volta sola in tutta la vita loro. Si erano rivolti a lui per informarsi della tale o della tal'altra strada. Perfino i cani dei ciechi davano a vedere di conoscerlo. Scorgendolo di lontano, subito si tiravano dietro il padrone in una corte o in un chiasuolo. Poi scodinzolavano un poco, come per dire: povero padrone mio, val meglio non aver occhi che avere un malocchio. Ma che gliene premeva Scrooge? Meglio, anzi, ci provava a gusto, sgusciare lungo i sentieri affollati della vita, ammonendo la buona gente di tirarsi là. Era per Scrooge come per un goloso sgranocchiar pasticcini. Una volta, il più bel giorno dell'anno, la vigilia di Natale, il vecchio Scrooge se ne stava a sedere tutto affaccendato nel suo banco. Il tempo era freddo, uggioso, tutta nebbia, e si sentiva la gente di fuori andar su e giù, traendo il fiato grosso, fregandosi forte le mani, battendo i piedi per terra per scaldarseli. Gli orologi del vicinato avevano battuto le 3, ma era già quasi notte, seppure il giorno c'era stato. Dalle finestre dei negozi vicini rosseggiavano i lumi come tante macchie sull'aria grigia e spessa. Entrava la nebbia per ogni fessura, per ogni buco di serratura, e così densa che era di fuori che ad onta dell'angustia del vicoletto le case di rimpetto parevano fantasmi. Davvero, quella nuvola scura che scendeva e scendeva sopra ogni cosa faceva pensare che la natura, stabilitasi lì accanto, avesse dato l'aire a una sua grande manifattura di birra.